Allora, direi che possiamo cominciare. Benvenuti, grazie per il vostro tempo, la vostra disponibilità, il vostro interesse. Allora, all'interno delle iniziative dell'Accademia ACOS, che si sviluppano attraverso incontri, gruppi di meditazione, convegni e quelle che sono le giornate di formazione dell'Accademia, trovate tutte queste informazioni sul sito www.accademiaacos.it. E nell'ambito di questo progetto divulgativo, come sapete, già da qualche tempo organizziamo conferenze, incontri, gruppi, a Terni in particolare, anche online, anche a Roma, però adesso io stando a Terni si stanno sviluppando qui la maggior parte delle iniziative. Abbiamo il piacere di essere qui stasera a Feltrinelli insieme a Maura Gancitano e Andrea Colamedici, due persone, due amici, due ricercatori con i quali già in passato ho fatto diverse cose, perché abbiamo già avuto modo di condividere esperienze insieme, di divulgazione, momenti, conferenze, quindi ci troviamo in sintonia, tra l'altro, anche se non fosse, va bene, perché sono persone molto intelligenti, quindi anche quando non c'è sintonia, ma se c'è intelligenza, il dialogo è sempre costruttivo. In questo caso sono persone intelligenti e siamo in sintonia, quindi proprio la situazione è ottimale. E hanno pubblicato qualche tempo fa, già ormai qualche mese, un libro, Tu non sei Dio, dal titolo sicuramente interessante e forse provocatorio per certi versi, Fenomenologia della spiritualità contemporanea. Oggi noi ci troviamo in una crisi della spiritualità, e quello di cui parliamo oggi forse è piuttosto relativo alla fenomenologia della pseudo-spiritualità contemporanea. Quindi, oggi la spiritualità sta vivendo una crisi, se possiamo metterla in questo modo. Mentre la pseudo-spiritualità è il fenomeno di cui è inevitabile, se vogliamo prendere in considerazione, se vogliamo guardarci un po' attorno, fare un'analisi sociologica, antropologica, è inevitabile prendere in considerazione il fenomeno della pseudo-spiritualità contemporanea. È un fenomeno che nel libro viene analizzato sia nella contemporaneità, sia attraverso una storia, un percorso storico, un'ipotesi di percorso storico. Infatti il libro ripercorre alcuni elementi della spiritualità, della filosofia, del misticismo, della teologia, e propone una ricostruzione storica, filosofica, teologica, psicologica, per capire come si è arrivati oggi al fenomeno della New Age, della Next Age, o di quel fenomeno di consumo che è oggi la pseudo-spiritualità contemporanea, che è un fenomeno di mercato, che è un fenomeno, è un mercato a tutti gli effetti, quindi la bancarella della spiritualità confezionata, la spiritualità prodotto, che ancora una volta risponde ad esigenze con una logica consumistica, con una logica che è tutto fuorché spirituale. E io mi taccio, perché loro hanno fatto uno studio approfondito su questo fenomeno e sui suoi fenomeni, perché poi relatori, guru, maestri, personaggi tra il bizzarro, l'improbabile, l'improvvisato e il pericoloso, che poi vanno anche a screditare purtroppo tutto il resto che magari può rappresentare qualcosa di interessante. E questo è il fenomeno e i suoi fenomeni. Poi insomma, per certi versi loro sono stati anche fin troppo buoni, poi magari vediamo perché.
perché secondo me questo fenomeno non è propedeutico a nulla, perché parte male nell'offrire una visione della spiritualità talmente distorta che secondo me non è neanche utile come propedeutica per dare lo spunto a un qualche cosa che poi può diventare altro. Mi taccio, l'ho detto, do la parola ad Laura e ad Andrea, grazie per essere qua e buon ascolto. Poi ci sarà modo di dibattere, potete fare domande, vedremo ovviamente di dare modo di confrontarci. Grazie. Buonasera. Allora, tu non sei Dio, fenomenologia della spiritualità contemporanea. Quando abbiamo pensato a questo titolo, in realtà Andrea mi diceva, ma perché tu non sei Dio? Tanto non è che c'è qualcuno che veramente ci creda a sta storia di essere Dio. In realtà tantissime persone sono rimaste, si sono offese in quanto Dio, proprio per il titolo, quindi ci hanno detto che non avrebbero letto il libro perché questo titolo era offensivo ed era assolutamente scorretto. Dalla nostra posizione forse Dio non si sarebbe, un Dio reale non si sarebbe offeso per questo. Abbiamo scelto un titolo quindi provocatorio per far capire di cosa volevamo parlare, cioè quelle idee classiche della spiritualità contemporanea. E perché spiritualità contemporanea? Perché in realtà quello su cui volevamo porre l'accento già a partire dal sottotitolo è il fatto che non si tratta di tradizione spirituale, non si tratta del percorso spirituale tradizionale, ma si tratta di un fenomeno contemporaneo. Quindi chi fa questi tipi, questi percorsi spirituali, percorsi olistici, poi questo non significa che tutto ciò che è olistico sia sbagliato, ma chi intraprende un percorso nella spiritualità contemporanea in realtà fa parte di un fenomeno e purtroppo spesso non se ne rende conto, quindi incappa in quelle trappole, in quei modi di pensare, in quelle dinamiche che sono parte di un fenomeno. Questo fenomeno fa parte di un macro fenomeno che riguarda tutta la società contemporanea, quindi in realtà quello che Tu non sei Dio fa è raccontare una parte di un fenomeno che in realtà riguarda tutte le nostre relazioni, il nostro modo di stare, di vivere a metà tra la vita reale e la vita virtuale, cioè la vita sui social network, e quindi tutto ciò che ha a che fare con il nostro rapporto erotico con la vita, che è qualcosa che si sta sgretolando progressivamente, che si stia sgretolando, come dicono tanti relatori, è un bene, perché viviamo in un momento in cui crollano delle certezze, un certo modo di pensare solido, e si va invece verso qualcosa che è molto meno strutturato, quindi crollano queste certezze, solo che questo crollo ci porta a essere parte di un fenomeno. Se ci rendiamo conto di essere parte di questo fenomeno, possiamo agire di conseguenza, cioè possiamo capire come essere veramente noi stessi in un certo senso, come essere veramente attori all'interno di questa vita, altrimenti semplicemente seguiremo la corrente. Tante persone che intraprendono un percorso nella spiritualità contemporanea continuano a seguire la corrente, continuano a far parte di un fenomeno come tanti altri e quindi a fare delle esperienze riproducibili, prodotte in scala, in maniera industriale, però non se ne rendono conto, perché pensano di essere Dio, perché pensano di essere consapevoli, quando in realtà il percorso spirituale tradizionale è completamente diverso. Questa cosa, che si fa chiamare spiritualità contemporanea, è un vestito che la società occidentale si è cucita su se stessa, per continuare ad agire, a confermare questo stesso modo di vivere nella società. Quindi è un modo di parlare di spiritualità, però sempre all'interno di leggi di mercato, di do ut des, di rapporti di scambio, di rapporti, come dire, di rapporti commerciali anche a livello personale. Ci sono delle cose che noi abbiamo individuato, noi facciamo parte, come dire, ci occupiamo di organizzazione eventi, di pubblicazione di libri in quest'ambito da diversi anni, ma in realtà abbiamo una formazione essenzialmente filosofica e poi abbiamo fatto dei percorsi esoterici, personali. A un certo punto ci siamo trovati in questo ambiente dei centri olistici e abbiamo cominciato a sentire che questa cosa non ci corrispondeva e che c'era anche un livello culturale molto basso. Per esempio è difficile che si leggano romanzi
in questo ambiente, quando in realtà ci sono romanzi che sono scritti da esseri realmente coscienti, che potrebbero davvero aprirti degli spiragli su un altro modo di vedere le cose. Però c'è una qualità, come dire, culturale molto bassa. Ci siamo resi conto di questo, ci siamo resi conto di varie dinamiche, ci siamo resi conto che in realtà quello che si chiama spiritualità in questo ambiente non ha niente a che vedere con quello che noi avevamo studiato. C'era proprio una distanza, come se ci fosse proprio una frattura, ci fosse stata una frattura a un certo punto. Ci abbiamo riflettuto per tanti anni, finché abbiamo deciso di scrivere questo libro. In realtà noi abbiamo fatto, si fa così nelle case editrici, cioè si deve comunicare al distributore quali libri usciranno qualche mese prima, in modo che il distributore vada nelle librerie e chieda le prenotazioni. E noi abbiamo deciso di scrivere, di pubblicare questo libro il 3 maggio, ma non l'avevamo ancora scritto, perché ci siamo resi conto a un certo punto che questo modo di, queste relazioni, questo fenomeno della spiritualità contemporanea era arrivato a una saturazione, quindi c'erano copie di copie di copie, sia a livello di libri, sia a livello di relatori, sia a livello di incontri, e questo mondo stava collassando su se stesso. Siccome non siamo riusciti a trovare all'estero pubblicazioni simili, a parte un paio di cose che citiamo nel libro, ma non una ricostruzione storica che non fosse cattolica, non una interpretazione filosofica e sociologica del fenomeno, allora abbiamo deciso di scriverlo noi. Quindi a dicembre abbiamo deciso che questo libro sarebbe uscito a maggio, e quindi abbiamo dovuto anche fare una corsa, perché abbiamo dovuto andare a rimettere insieme tutti gli appunti presi in vari anni, tutte le suggestioni che c'erano venute, e abbiamo cercato di spiegare in 272 pagine, che in realtà sono state tagliate perché erano molte di più, erano almeno un centinaio di più, abbiamo cercato di dare un'idea di questo fenomeno, senza accusare il lettore, senza far sentire in colpa qualcuno, perché il senso di colpa basta già in questo mondo in cui ti viene instillato costantemente, ma semplicemente offrendo un altro punto di vista sotto diversi aspetti. Quindi abbiamo fatto una ricostruzione storica, e quindi abbiamo cercato di capire quando è stata questa frattura, cioè quando, in quale momento la spiritualità, quella che Gustav Mehring chiama spiritualità immortale, si è trasformata in un prodotto di consumo. Abbiamo cercato di individuare questo, di individuare quindi dei momenti in cui ci sono stati degli spostamenti di significato, cioè una cosa a livello nella spiritualità immortale significava qualcosa e poi c'è stato un piccolo spostamento, cioè a un certo punto significava un'altra cosa, che era una traduzione imperfetta e a volte completamente travisata di appunto un concetto della spiritualità immortale, che poteva essere di origine di matrice orientale o anche di matrice occidentale. Ci sono state varie traduzioni sbagliate. Abbiamo individuato questo più o meno, come dire, il personaggio forse che dà inizio a un nuovo modo di interpretare tutto questo è la Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, e lo spiritismo di Allan Kardec soprattutto. Ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati alcuni personaggi, ne citiamo diversi nella prima parte del libro, che hanno portato a un vasto pubblico qualcosa di contenuti che in realtà erano contenuti esoterici, ma hanno mischiato contenuti esoterici e loro interpretazioni personali o loro, come dire, dettagli aggiunti o loro diluizioni, con il fine di fare proselitismo. Nella spiritualità tradizionale non si fa proselitismo, tu non puoi entrare in una scuola esoterica se non sei adatto a quella scuola, e nel corso, come dire, tradizionalmente non la trovavi neppure. Quindi a parte già quei misteri eleusini, ma anche molto in là, non è che tutti, che le iniziazioni o che certe conoscenze fossero aperte a tutti, ma è successo qualcosa nella società occidentale, cioè la società di massa. Quindi mentre fino all'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, la maggior parte delle persone viveva nelle campagne o in situazioni igieniche precarie, economiche precarie, senza alcun tipo di cultura, man mano nel corso del tempo invece
la massa della società ha iniziato ad avere la possibilità di riflettere per un po' durante la propria giornata sul senso della propria esistenza. Mentre prima l'obiettivo era quello di riuscire a mangiare qualcosa durante la settimana, successivamente, quando sono migliorate le condizioni culturali, igieniche, economiche delle persone, queste hanno iniziato a farsi delle domande. E quando sono nate queste domande, sono nate anche delle risposte, ma le risposte erano risposte preconfezionate. Ora non abbiamo il tempo di raccontarvi tutto, però abbiamo individuato alcuni momenti in cui questo è successo. È successo per esempio che sono stati creati dei prodotti. Nel 1891, mi sembra, ci sono stati due imprenditori inglesi che hanno inventato una tavoletta per contattare, per fare le sedute spiritiche in casa. Oggi tanti di noi pensano che questo sia un oggetto esoterico brasiliano. In realtà è un prodotto inglese che ha un suo brevetto del 1890-1891 che adesso è di proprietà di Hasbro. Quindi in realtà è un gioco da tavolo, come il Monopoly. Solo che ci è stato venduto come se fosse un oggetto esoterico, e di questi casi ce ne sono tantissimi. Ci sono state delle varie pubblicazioni, ci sono stati dei momenti cruciali, a parte la Blavatsky per esempio. Un momento successivo molto importante è quello delle scuole americane, delle chiese scientiste americane. Dei momenti in cui ci sono state appunto queste chiese che si andavano formando naturalmente, ed è curioso che mentre in America succedeva questo, in Europa nascevano i movimenti carismatici, quindi Opus Dei, Focolarini, insomma tutti questi movimenti in cui i cattolici diventavano, si chiamano carismatici perché mettevano molta più intenzione e molto più energia nella vita, nel cattolicesimo rispetto a prima. Invece in America ci sono questi movimenti che si definiscono cristiani, ma in realtà il cristianesimo è solo uno sfondo, e aggiungono a questo il modo di pensare americano. Quindi uniscono la regola aurea del Vangelo al bisogno di fare soldi. C'è stato questo momento di spostamento totale del significato in cui gli americani hanno detto: non c'è nessuna distanza tra voler vivere la vita secondo l'insegnamento di Cristo e voler fare tanti soldi e voler avere il benessere e la felicità nella vita terrena, perché entrambe le cose rispondono alla regola aurea. C'è un libro di Napoleon Hill che è uno dei best seller mondiali, proprio in assoluto, ha venduto credo 30 milioni di copie, del 1931, che si chiama Think and Grow Rich, che in Italia si chiama Pensa e arricchisci te stesso, in realtà è Pensa e arricchisciti, che è molto più forte, in cui lui parla proprio di questo. Quindi c'è stato questo momento, diciamo negli anni 20-30, in cui sono venute fuori tutte queste idee. Emil Kue, che elabora un metodo per ottenere nella realtà ciò che tu immagini nella tua testa, Neville Goddard, che è uno dei primi a fare dei veri e propri programmi televisivi in cui divulga queste idee. Quindi iniziano a mescolarsi varie cose, si mescolano pezzi del Vangelo, brani del Vangelo, talvolta presi veramente a caso, con tecniche di marketing. Poi negli anni 60 si aggiunge la psicologia, quindi la psicologia cerca nuova linfa dalla commistione con la spiritualità, però rimane comunque una scienza induttiva, e quindi in realtà ancora una volta abbassa il livello della divulgazione spirituale. Se questo ha fatto bene alla psicologia da un certo punto di vista, non ha fatto bene alla divulgazione spirituale. Quindi ci sono stati vari movimenti che hanno portato oggi a quello che probabilmente conoscete, cioè un mondo in cui, un ambiente, un fenomeno in cui c'è il caos, in cui puoi dire davvero tutto e il contrario di tutto, e in cui puoi contraddirti facendo appello alla non dualità, che significa tra l'altro anche non capire che cosa sia questa cosa, perché poi c'è tra l'altro dico questo e poi lascio la parola ad Andrea, perché in realtà di cose da dire ce ne sarebbero tante. Nel libro poi parliamo, analizziamo vari aspetti che qui ovviamente non possiamo analizzare, ma c'è una grossa ombra della spiritualità contemporanea, ovvero, dato che si tratta di un movimento che avviene in questo tempo, che avviene su un piano ordinario, anche se crede di avvenire su un piano straordinario, in realtà vive la stessa grande ombra che viviamo oggi noi, cioè vuole nascondere il negativo.
La spiritualità tradizionale è una spiritualità della sofferenza volontaria, del dolore, la notte oscura. Questo ce lo dicono tantissimi mistici, ce lo dicono praticamente tutte le tradizioni spirituali. Una spiritualità che non è la ricerca solo del bello e del bene. Oggi noi viviamo in una società che ci obbliga a mettere la bellezza ovunque e a nascondere ciò che è brutto. Una spiritualità. Oggi facciamo delle foto col cellulare in cui non c'è negativo. Prima noi vedevamo, quando andavamo a stampare le foto, c'era il negativo. Noi vedevamo la parte negativa. Oggi noi non vediamo, cerchiamo di vedere sempre meno la parte negativa delle cose. E anche ciò che è violento in realtà viene ritratto nella sua estetica. Questa è anche l'ombra della spiritualità. Quindi se tu fai un percorso spirituale, per esempio, devi nascondere tutta la tua parte negativa, tutti i tuoi mostri, perché non ti puoi mai mostrare davvero per quello che sei e quindi rischi di sviluppare una maschera spirituale, anziché dire, per esempio, cioè dire realmente chi sei, perché tu potresti non essere Buddha, potresti essere una persona con una vocazione di un altro tipo. E forse sarebbe molto più utile che tu portassi avanti la tua vocazione, anziché far finta di essere qualcosa che non sei. Questo, anche questo è un discorso molto ampio. Ora vorrei passare la parola ad Andrea per spostarci sulla parte filosofica, probabilmente. Sì. Allora, molti di voi conosceranno Platone. Anche di più di voi conoscerà Omero. Però non molti conoscono il rapporto che c'è tra Platone e Omero e qual è stata la differenza sostanziale tra i due. Ossia, che cos'è che, andando più nello specifico, di Omero risultava insopportabile a Platone? Cioè, Platone ce l'aveva con Omero tantissimo, non immaginate quanto, non che non lo apprezzasse, gli stava simpatico, sapeva che era straordinario, aveva, come tutti i greci, vissuto e fondato la propria esperienza sui testi di Omero. Però ad un certo punto, in più passi della Repubblica ad esempio, ma non solo, Platone critica durissimamente Omero e dice: ma noi vogliamo continuare a metterci nelle mani di persone che raccontano storie senza avere l'arte? Ma noi vogliamo continuare a basare l'educazione dei nostri figli e di noi stessi su miti che non hanno nessuna fondazione educativa reale? Per capire cosa realmente stava dicendo in questo senso Platone, bisogna mettere in chiaro due cose. Che cos'è l'arte e che cos'è il mito in Platone? Voi dite, ma che c'entra la spiritualità? C'entra, c'entra. L'arte, il termine greco con cui Platone si riferisce all'arte, è tecne. Tecne non è l'arte come noi la intendiamo adesso, cioè la capacità di fare un bel dipinto, di comporre una bella melodia. La tecne era la compresenza del fare e del saper fare. Era un artista, colui che riusciva non solo a creare qualcosa di bello, non solo a portare nel mondo, ma anche a riconoscere nel mondo il frutto della propria arte e che era in grado di difenderla, di insegnarla. Questa storia qua la potete vedere anche nella settima lettera di Platone. C'è un dubbio? Ha un dubbio? Io? Problemi personali. Ah no, io credo che una presentazione sia molto più importante se la decliniamo in questo senso, invece che fare, soprattutto alla luce di questa critica, se noi facciamo il pilotto e accade qualcosa, è molto più importante che ci sia uno scambio, se magari in quel modo si può essere utili davvero. Problemi personali. Ah, che esulano? Allora mi spiace, non posso. No, dire. Okay. Scusate, devo chiedere scusa. No, non c'è problema. Grazie. Buon ritorno. A presto, arrivederci. Grazie. Allora, proviamo il pilota. Che cos'è la tecnè? La tecnè è questa unione di fare e di saper fare. Cioè, contemporaneamente, la capacità di riuscire a testimoniare ciò che si ha davanti. Se tu non sei in grado di renderti responsabile e di parlare per ciò che hai messo al mondo, non sei un artista. Secondo Platone, Omero non era un artista, non era un vero artista. Perché un vero artista è colui che ha davanti qualcosa ed è davvero padrone di quella roba lì. Cioè, Omero non sapeva davvero gestire le strategie di guerra, eppure le raccontava. Non conosceva davvero come si creava un'arma, eppure la raccontava. Non era un fabbro, eppure la raccontava. E ha creato un mito fondativo che ha plasmato la psiche dei greci e nostra
se non attraverso il filtro che Platone ha fatto, per fortuna, e formava questa psiche. Ok? Ora mettiamo da parte questa informazione. L'altra informazione è il mito. Perché Platone scrive miti? Platone scrive miti per due motivi fondamentali. Per creare uno strumento atto a raggiungere stati non ordinari di coscienza, altri mondi, il regno intelligibile, la noesis, per dirlo nei suoi termini, e dall'altra parte per sancire un'educazione politica e pedagogica. Perché? Perché il mito struttura la nostra, il nostro modo di essere al mondo. Il mito è compenetrato alla legge ed è quello che permette alle nostre individualità di collegarsi attraverso le storie, perché sono le storie quelle che ci fondano. Noi stiamo qui insieme perché c'è una storia che ci siamo raccontati. Siamo tutti portatori di storie e le nostre storie si incontrano le une con le altre. Ma cos'è che è successo nella spiritualità contemporanea? Che è nato un mito pericoloso, molto molto pericoloso, ma non è nato di sua sponte, è nato perché è stato creato dal potere. Attenzione, il potere non è un insieme di illuminati, di protomassoni, di chissà chi che sta lì occulto e cerca di dire adesso tiriamo questo filo, adesso tiriamo quest'altro filo. Quando nel libro ci riferiamo al potere e lo spieghiamo, parliamo del potere nel senso biopolitico del termine. Ne parliamo con Foucault, che è stato uno dei più grandi filosofi e antropologi francesi. Il potere non è nelle mani di qualcuno. Il potere attraversa le persone. Il potere è un'entità a sé stante, che attraversa gli individui e che evolve nel corso del tempo. Il potere diventa, nel corso della storia, sempre più intelligente. E il potere oggi non è lo stesso potere di ieri. Il potere oggi è un potere che si esprime non più soltanto negando la vita e dando la morte, ma anche gestendo e plasmando l'esistenza. Noi siamo abituati a pensare al potere come un qualcosa che cassa. In realtà il potere non è semplicemente un potere che toglie e che impedisce, è anche un potere che crea degli spazi attraverso cui tu possa esprimere una tua pulsione senza darmi troppi problemi. In questo senso è molto importante riconoscere la spiritualità come lo spazio narrativo che è stato creato per esprimere, per far esprimere a tutti noi un nostro anelito spirituale, facendo però bene in modo che questo anelito venisse il più possibile compattato e reso inoffensivo, perché non esiste un anelito spirituale che non sia rivoluzionario. È anche questa bellissima storia che viene diffusa, ossia la rivoluzione solo interiore, è un'altra delle grandi macro frasi che serve semplicemente a rendere le persone impedite nell'azione. Anche l'idea di non giudicare. Quando noi continuiamo a basare le nostre esistenze su questa grande narrazione che è fatta di piccole narrazioni di cui non ci accorgiamo più, ma che sono narrazioni che hanno influenzato il nostro modo di rapportarci al mondo, noi ci stiamo affidando quello che di noi è più caro ad un prodotto precostituito, e questo è veramente molto pericoloso. Cos'è che accade quando noi diciamo non giudicare? Noi stiamo dicendo, ehi, ma lascia stare, non metterti a produrre una tua visione personale del mondo, non cercare di capire qual è l'effetto che quella cosa ha su di te, tirati fuori. Non è più il non giudicare come sì, talmente dentro al problema da riconoscere il macro problema dell'essere e il micro problema, e quindi il non giudizio. Così funziona la spiritualità. La spiritualità è esattamente questo, cioè molto spesso è principalmente una distrazione che ti impedisce di continuare a seguire il filo che naturalmente nasce dentro di te. E quindi è questa macro strutturazione di dottrine e di credenze e di tecniche, esatto, ma di tecniche nel senso peggiore del termine, non di tecne platoniche come dicevamo prima, che ti tengono a bada. Bene, il non giudicare è questo, è per favore smettila di pretendere di voler avere un ruolo nella società. Anche la politica si basa su questo. Un antico greco, se gli avessero detto che lui doveva delegare tutto il suo potere a qualcun altro e nel frattempo avrebbe voluto farsi i fatti suoi, l'avrebbe preso come un'offesa. Per noi è un onore. Ah, fai tutto tu. A un antico greco l'idea di dover andare nel privato e nell'oscurità di un'urna a dover votare di nascosto sarebbe stata un'umiliazione. Per noi è una fortuna, perché così tuteliamo la nostra privacy. Allo stesso modo, una serie di macro tensioni della nostra società contemporanea sono ripiombate all'interno della spiritualità in una maniera tale da non solo destrutturare ma anche depotenziare il nostro potenziale rivoluzionario.
Che significa tutto questo? Questa prima parte un po' filosofica forse vi sembrerà complicata, forse vi sembrerà un po' astrusa, ma è fondamentale recuperare la capacità di pensare, che è il grande assente della riflessione contemporanea. Pensate, ad esempio, alla storia del 10% del cervello. È un altro di quei miti, perché si tratta di miti su cui stiamo basando le nostre vite, che sono pericolosissimi, di cui non ci rendiamo conto del terrore che poi provocano dentro tutti noi. Cioè, cos'è che stiamo dicendo in quel momento? Quando diciamo tu usi soltanto il 10% del tuo cervello, tu conosci soltanto, noi possiamo conoscere soltanto il 10% dell'universo. La seconda frase ha un suo come dire, fondamento scientifico, su un'ipotesi scientifica. La prima non ha neanche quello. Ma cos'è che stiamo cercando di dire? Noi stiamo dicendo, pensateci un attimo, pensiamoci insieme. Quando tu dici io conosco soltanto il 10% dell'universo, il resto non lo conosco, o appunto nella versione reale il 10% è materia oscura, il 90% è materia oscura, il 10% non lo è. Cos'è che stiamo realmente dicendo? In quel momento noi stiamo dicendo, io che sono piccolo e che per me ormai è innegabile che ci sia qualcosa che mi supera, io che sono limitato e mi trovo davanti all'illimitato, io voglio restare uno sborone. Io ammetto di avere paura, ammetto di essere minuscolo, però io limitato voglio dire dov'è che finisce l'illimitato. Pensateci, questa cosa è oggettivamente assurda e noi l'accettiamo costantemente. Cioè noi continuiamo a impostare tantissime nostre credenze sull'idea che un 10% possa sapere quant'è il 90%. Io da qui possa dire quant'è lo sconosciuto. Come fa? Pensateci bene, come fa qualcuno che riconosce di non sapere, di sapere dove finisca il suo sapere e dove poi ricominci. Quindi guarda, io sono solo questo, però posso dirti che attorno c'è tutta quest'altra roba. Questa è paura, ed è paura di morire, è paura di essere per la morte, come direbbe qualcun altro. E questa paura di essere per la morte noi la vediamo costantemente, perché non si tratta di, come dire, pensare che nella nostra società la morte non ci sia. Nella nostra società la morte è onnipresente, però è sempre la morte di qualcun altro. Noi, un bambino oggi vede, era stato fatto questo calcolo, nel giro di 3-4 anni circa 10.000 morti in televisione, tra serie TV, telegiornali. Noi li vediamo costantemente, ma è un processo di abbellimento della morte, è sempre un processo di abbellimento del cadavere, è un processo di eliminazione della morte dalla nostra esistenza ed eliminazione dell'oscurità. Anche lì il pensiero positivo è sempre la stessa cosa. Cos'è che dice il pensiero positivo? Dice, guarda, se c'è davanti un problema, alla fine andrà tutto bene, non ti preoccupare. L'importante è convincersene. In questo modo, poi ci sono sfumature più complesse ovviamente del pensiero positivo, ma tutte quante ricadono nello stesso tranello, ossia l'eliminazione di ciò che non funziona. Al di là di qualsiasi discorso più esoterico, anche esotericamente, sono stati condotti degli studi scientifici sulla non funzionalità del pensiero positivo, che hanno dimostrato che nel momento in cui tu ti convinci di essere già arrivato da qualche parte, fondamentalmente cambia la tua pressione sanguigna e cambia anche il tuo modo di rapportarti a quella cosa, perché tu ti dimentichi che esistono dei problemi, ti dimentichi che c'è qualcosa che non va. Prego. Come la legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione è lo stesso meccanismo, pericolosissimo. Io vorrei che voi capiste una cosa fondamentale. La spiritualità contemporanea è un grande mito di cui fanno parte tante storie che servono a controllare l'individuo, ma non pensate che c'è un gruppo di massoni illuminati che lo fa. L'abbiamo fatto da soli, ci stiamo fregando da soli, perché siamo talmente tanto vicini a poter non fare il salto quantico, ma a poterci capire qualcosa, che ci cacchiamo sotto. Abbiamo una paura fottuta e allora ci inventiamo delle barriere per non guardare diritti in nulla e capire cosa si può fare. E quindi di fronte a questo terrore ci inventiamo la legge dell'attrazione. E la legge dell'attrazione cos'è? È un rimaneggiamento di antiche conoscenze funzionalizzate al capitalismo. Perché il senso è sempre quello, capire che la spiritualità contemporanea è un epifenomeno del consumismo e del capitalismo e che tutto ciò che nasce all'interno di questo settore è funzionale a produrre prodotti e nient'altro, a mettere al mondo prodotti, a mettere al mondo funzionalità. Non c'è nulla all'interno di questo settore che, per quante buone intenzioni possa avere all'interno, poi non venga declinato all'interno di
una funzione commerciale. E non significa allora errei di una cazzata, allora non bisogna fare meditazione, no. Significa che bisogna aumentare il discernimento, che è quello che invece ci viene chiesto di abbandonare, perché il discernimento non serve, il pensare non serve, e viviamo di semplificazioni estreme, tipo quella degli emisferi del cervello. Ci hanno convinto che ci sia questa storia dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro, che esistono sì due emisferi, ma non esiste un emisfero destro che ha una che è prettamente specializzato nella creatività e un emisfero sinistro che invece lo è nella razionalità. E anche quella è un'ipotesi che è stata... Prego. Sì, mi posso permettere, però mi sembra che stiamo mescolando esoterismo, quello che possa essere spiritualità, con neuroscienze. Le neuroscienze sono una cosa che poi vanno a studiare anche la manipolazione, quindi è scientemente voluta, quel potere che poi è cresciuto. Quindi c'è anche un'ingegnerizzazione cosciente e ingegnerizzata di quelle che sono le strumentalizzazioni. Però mi sembra, chiedo scusa se mi permetto, che stiamo mescolando mele pere, appunto neuroscienza, esoterismo, quello che è invece la spiritualità, poi può convergere in quello che possa essere, io lo chiamo circonvenzione pubblica. E la capacità però di analisi critica da quello che è giudizio, anch'io la vedo come due cose diverse. Il giudizio può essere appartenente al pregiudizio e comunque conformato. La capacità di analisi critica, di analizzare, invece, diciamo che si osserva dal di fuori. Allora, ci sono... sono due questioni. Una è una questione che riguarda il linguaggio. Cioè, se noi dobbiamo parlare di giudizio, purtroppo in quest'ambito non si può fare un'analisi del linguaggio, perché o la fai facendo uno spettacolo, oppure non si può fare, cioè non si può per esempio risalire a una reale etimologia delle parole. Piccolo esempio, immaginare, immemmaguagere, non è l'etimologia della parola. È una cosa che qualcuno si sarà inventato 30 anni fa e tutti la vanno a ripetere. L'etimologia di immaginare è un'altra, il problema è se uno vuole sapere qual è l'etimologia reale o se uno va bene la storiella. Tante persone a noi hanno detto no no ma è più bello quello lì, ma non è vero. Quindi il problema è se uno vuole sapere quello che è vero oppure no. Per esempio questo libro è considerato un libro mentale perché noi abbiamo fatto una riflessione, ma allora è meglio che uno si prenda in giro e però sta bene, oppure che uno veda le cose per come sono e allora faccio una riflessione di un altro tipo, perché qui il problema è l'intelletto. Questo è un ambiente che mescola tutto, quindi in realtà noi nel libro parliamo del fenomeno e cerchiamo di capire quando le varie cose si sono mescolate, quindi quando l'esoterismo è diventato divulgazione pubblica e quindi non era più esoterismo evidentemente, perché l'esoterismo è qualcosa di riservato a pochi. Quando per esempio una tradizione come quella cristiana è diventata divulgazione pubblica, perché una messa è diversa da Neville Goddard che parla in televisione, quando sono unite le tecniche di marketing, quando si è unita la psicologia, quando si è unita la fisica quantistica, che non si dovrebbe neanche chiamare così, e quando sono unite le neuroscienze. Noi nel libro non parliamo di meccanica quantistica e di neuroscienze, perché è un altro modo di pensare. Noi cerchiamo di spiegare che non possiamo, cioè non ci interessa né andare a giudicare la spiritualità immortale, la spiritualità tradizionale. Infatti nel libro diciamo che esiste, ma non ci interessava fare una storia della spiritualità. E non ci interessava fare una critica di meccanica quantistica o di neuroscienze. Quello che possiamo dire è che meccanica quantistica e neuroscienze nel 97% dei casi sono trattate in una maniera ridicola. Perché noi abbiamo conosciuto, siamo entrati in contatto dopo il libro con fisici, con neuroscienziati, che inorridiscono di fronte al modo in cui una persona qualsiasi, dopo aver fatto un seminario di 2 giorni, si mette a fare corsi su neuroscienze e meccanica quantistica. Perché non è, le cose non stanno così e vengono fatti dei salti, io l'ho visto anche come editor, cioè nella scienza come nella filosofia bisogna fare dei ragionamenti rigorosi, perché è quel tipo di narrazione, è quel tipo di metodo. Chi scrive tante volte testi divulgativi di meccanica quantistica non fa quei ragionamenti, non fa delle ricerche scientifiche, riporta, scopiazza cose che sono state dette da altri. A un neuroscienziato serio noi non possiamo dire niente,
perché lui fa il suo lavoro, cioè in Okumiami non è che noi abbiamo la capacità di andare a criticare quello che dice, possiamo solo cercare di capire quello che dice, ma noi possiamo dire che a livello di fenomeno, a livello sociologico, ci sono tante persone che mescolano le neuroscienze e la spiritualità e l'esoterismo facendo delle insalate colossali. Quindi semplicemente questo. Nel libro noi abbiamo cercato di essere molto rigorosi da questo punto di vista, proprio per far capire quando delle cose che non c'entravano niente tra di loro si sono mescolate. Perché il problema è quello lì, è che sono state mescolate psicologia e spiritualità, quindi una persona che ha bisogno di fare un percorso psicologico spesso comincia a fare delle tecniche olistiche a caso, quando quelle tecniche olistiche gli potrebbero essere davvero utili, ma solo insieme a una guida psicologica seria, non una persona che fa un corso di 3 mesi e diventa counselor e non è in grado di gestire una persona con gravi problemi psicologici. È questo che stiamo cercando di dire. Cioè il fatto che ci sono tante persone che si improvvisano e tante persone che si mettono in mano a persone che si improvvisano pensando di essere Dio, quando in realtà sono persone con patologie psicologiche che vanno guarite e che le tecniche olistiche possono guarire, perché la respirazione olotropica fatta con Stanislav Grof ti può davvero cambiare la vita. Ma Stanislav Grof è uno psichiatra, è una persona che lavora in questo campo da 50 anni e lo fa in un certo modo, poi avrà evidentemente dei limiti. Quando Grof parla di spiritualità evidentemente ha dei limiti, perché si è appropriato di un patrimonio che ha usato per i suoi scopi. Cioè lui è uno scienziato, ha la mente di un medico psichiatra, quindi in realtà il suo pensiero è un pensiero induttivo, non è un pensiero di un altro tipo, non è un livello straordinario, benché all'interno delle esperienze di respirazione olotropica possano esserci degli eventi straordinari e anche delle esperienze spirituali. Quindi ci sono questi campi, queste cose che abbiamo cercato di chiarire. Vuoi continuare tu? Sì, perché probabilmente mancava un pezzo, no? Stavo dicendo che Sperry, che è il principale responsabile della teoria degli emisferi, ha divulgato questa teoria secondo la quale esiste un emisfero destro, un emisfero sinistro e hanno determinate funzioni. Ora, senza entrare nel merito, forse questo non è stato chiaro, cosa è successo nella spiritualità contemporanea? Noi abbiamo cercato di analizzare alcune scoperte scientifiche, alcune teorie scientifiche, alcune scoperte teologiche, diciamo così, come ad esempio quelle che sono state fatte nel Mar Morto, con i rotoli del Mar Morto, poi riprese da Braden, e lo vedremo magari, e cercare di spiegare in che modo delle conoscenze o delle teorie siano state prese e siano state trasformate in strumenti di controllo, che apparentemente non sono altro che teorie spirituali. E spiegare all'interno di questo macro discorso non che la neuroscienza è sbagliata, non che l'accozzaglia è lecita, non che bisogna parlare semplicemente con circospezione e stare attenti a ciò che si dice, ma a cercare anche di riconoscere se c'è, e se c'è come è fatto, un disegno generale che in un certo senso abbiamo costruito con le nostre intenzioni, il cui scopo principale è quello di impiegare le nostre energie migliori per comunque bloccarci e limitarci. Questo è. Io non so se così abbiamo risposto al tuo intervento oppure no, se c'è qualcosa che ancora non è chiaro. Se c'è, volentieri direi. Non voglio fare polemica, però state cercando di circoscrivere, diciamo, di definire quello che prima avete dato un giudizio, contando quel 90% di sconosciuti, voi invece volete dare una definizione del 100% del caos in cui troviamo. No, perché è una cosa su cui, infatti, forse però è quello. Però partire anche dalla PNL, che fu creata da chi conosceva le problematiche psicologiche, che poi invece è stata tradotta in uno strumento di marketing che ha occhiato tutto, e che trasversalmente, diciamo, utilizza quelle che sono prerogative di patologie, lo stiamo divulgando nel lavoro per avere successo, per la comunicazione, per l'economia, eccetera. Però mi prego di dire, l'individuo non può essere parcializzato. L'individuo è una cosa composta da fisico, mente, emozione, spiritualità
e magari anche di più, elettricità e ben altre cose. Ma noi non facciamo un discorso. No, per capire, non abbiamo quale parte, proprio per saperne parlare, quale parte del discorso ti ha fatto pensare a una cosa del genere? Il fatto di dare appunto delle confezioni precise, come è stato dato sia alla neuroscienza, che poi anche lì ci sono dei cacciarroni, dei cialtroni, come ci sono. No, ma aspetta. Cosa pensi che abbiamo detto sulla neuroscienza? Non cosa penso. Cosa abbiamo detto secondo te della neuroscienza? Neuroscienza piuttosto che ti definito la cosa come al paro di quello che era l'altra analisi sulla filosofia piuttosto che sul pregiudizio di altre cose. Allora, mi fermo qua perché vorrei magari leggere il libro, sì, e poi intervenire. Però allora, probabilmente c'è stato un universo che avete affrontato e ben merito che mi avete iniziato a parlare. Però voler definire di aver raggiunto quello sconosciuto e conoscerlo, definirlo, giudicando le neuroscienze di questo più che altro. Non so proprio quando l'abbiamo. Io veramente mi stupisco che. Allora, quello che uno degli nostri impegni principali è quello di mettere in dubbio. C'è il giudizio e c'è la capacità di analisi. Per avere capacità di analisi bisogna avere degli elementi cognitivi che purtroppo nella conoscenza generale, nella cultura generale, nessuno ha, che è anche difficile da raggiungere pur dedicando una vita intera alla conoscenza e allo studio. C'è sempre un approccio deformato dalle proprie competenze, dalle proprie capacità di elaborazione e dal proprio vissuto. Quindi, non so, in un libro andare a dire. Ma noi non abbiamo fatto né una critica delle neuroscienze né una critica della spiritualità. Noi abbiamo fatto un'analisi del fenomeno. Abbiamo fatto un'analisi del fenomeno, abbiamo cercato il più possibile di non far sentire in colpa il lettore. Cioè, se tu lettore che stai leggendo fai Ho'oponopono tutti i giorni e non vedi che Ho'oponopono è un sistema hawaiano molto complesso, ma prendi solo quattro parole che ti risolvano la realtà, non ti devi comunque sentire in colpa. Io perché mi sento in colpa no, io dico tu lettore. Ok, chiaro. Che sto cercando di sfondare con la. Sì, però ti dico, probabilmente. Allora, noi questa scena la vediamo spesso, cioè nelle presentazioni che facciamo, quasi sempre c'è un intervento come il tuo. Posso darti il tuo? Posso darti il tuo? Vorrei essere stereotipato. Ok, facciamo che dalla mia percezione c'è un intervento come il tuo, cioè un intervento di una persona che dice io sono d'accordo con la critica, però non sono d'accordo con l'idea di criticare le neuroscienze, cioè adesso ho detto neuroscienze, magari qualcuno può criticare qualcos'altro. Da quello che ho capito di solito, quando accade questo, magari il tuo caso non è così, è che oggettivamente qualcosa è stato toccato e che in un certo senso, per usare un termine fricchettone, t'ha risuonato, perché qui non è mai stato detto nulla. È pregiudizio. No, guarda, io ti dico, va bene, sarà pregiudizio, però abbi fede. Però appunto è chiaro, d'accordo. Sì, però c'è un grosso fraintendimento, nel senso nessuno ha mai parlato di critica alla neuroscienza. Qui è successo un'altra cosa molto più interessante, ed è su questo che voglio portare attenzione. Cioè, potremmo fare un sacco di altri discorsi sul libro, su tutto quello che però quello che è successo sulla conoscenza, sulla manipolazione, che sanno benissimo, noi andiamo a vedere. Gli apparati dell'USAD sono specializzati in questo. No, ma qua si parla di società occidentali, cioè si parla di Terni, si parla di Roma. Quindi non andiamo, cioè nel senso. Allora, guarda, sto dicendo questa cosa. Allora, Gurdjieff, che era, probabilmente lo conoscete, chiamato mistico armeno, Gurdjieff diceva che il problema dell'uomo in generale, poi in particolare di quello occidentale, era il centro formatorio, che nei racconti di Belzebù a suo nipote chiama Kundabuffer. Cioè, il centro formatorio è ciò che ti porta ad avere una reazione meccanica di fronte a tutto, e quindi un comportamento meccanico, che è quello dell'uomo schizzoide del XXI secolo, come cantavano i King Crimson, quindi questo comportamento meccanico che ti impedisce di accedere a dei livelli superiori. Quindi ti tiene ancorato a un livello ordinario della realtà in cui tu non sei, non è veramente un io che agisce. Quello che noi stiamo dicendo è che nella maggior parte dei casi, ma non è mai un attacco alla persona, è un fenomeno,
non è il giudizio nei confronti delle persone che fanno questo, è l'analisi di un fenomeno. Noi stiamo dicendo che anziché rompere, distruggere, cioè svuotare l'otre, come si diceva nel Vangelo, prima di riempirlo da altre cose, la fenomenologia della spiritualità contemporanea ti porta ad aggiungere, quindi anziché distruggere il centro formatorio come voleva fare Gurdjieff, il centro formatorio ti rimane così com'è, nessuno ti dice che lo devi distruggere perché tu sei perfetto così e tu sei Dio, ma aggiungi questo, compra questo corso, compra questo libro, aggiungi, perché aggiungendo migliorerai. In realtà, se tu non rompi quel modo di pensare e accedi a un modo di pensare di un altro livello, non capirai niente e quindi diventerai solo un narcisista che pensa di essere Dio e invece è sempre il solito stupido che poi lunedì mattina si lamenta che deve andare a lavorare. E però pensi di sapere, per esempio, cosa significa sentire, giudichi mentale tutto ciò che è semplicemente una riflessione di secondo livello sulle cose, prendi delle frasi da destra e da sinistra e ti vanno bene quelle frasi lì e non cerchi di andare oltre nella comprensione di quelle frasi. Stiamo dicendo questo, non è un giudizio sulla persona, è un giudizio sul fenomeno. Il fenomeno ti porta, apre a tutti. Quindi tutti possono entrare nel centro olistico, possono conoscere delle cose che 150 anni fa potevano conoscere in pochissimi, quindi anche quello che 150 anni fa era lo stalliere della duchessa può partecipare a questi corsi, 150 anni fa forse solo la duchessa avrebbe potuto avere accesso se gliene fosse fregato qualcosa. E però la persona spesso non è preparata e dall'altra parte trova dei relatori che sono al suo stesso livello e che quindi non sanno che esiste un altro modo di intendere la spiritualità che non ha niente a che fare con la macchina che ti compri, con la bellezza della persona con cui hai rapporti sessuali o con la tua visibilità su Facebook. Non c'entra assolutamente niente. Purtroppo però è quella cosa lì. Cioè, per esempio, noi come organizzatori di eventi culturali di questo tipo, i nostri competitor vediamo che si scontrano con noi e giudicano il successo di un evento per la quantità di persone che portano. E questo non c'entra niente con la spiritualità, questo è solo marketing. Quello che stiamo facendo, il discorso che stiamo facendo è questo. Ora, ovviamente, noi non facciamo un discorso sulla persona, non parliamo di altri livelli di coscienza in questo libro, perché non pensavamo che fosse utile, anche perché volevamo lasciare al lettore più libertà possibile. Volevamo solo offrire un'informazione e una riflessione. Non potevamo imporre il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di vedere le relazioni, il nostro modo, come dire, i nostri autori preferiti. Abbiamo cercato di tirarci indietro il più possibile su questo, quindi è un libro aperto in questo senso, perché altrimenti avremmo fatto la stessa cosa, avremmo cercato di fare proselitismo. Ma non è un libro che vuole giudicare altri livelli di coscienza, vuole solo dire che è presuntuoso voler giudicare altri livelli di coscienza, è presuntuoso pensare che la spiritualità, vista in questo modo, possa essere ancella della psicologia, perché sta su un altro livello. La psicologia è una raccolta di casistica, la spiritualità non è casistica, quindi è solo questo tipo di riflessione, che non esclude poi riflessioni diverse, semplicemente per raccontare qualcosa che in questo ambiente non era stato raccontato e quindi portare anche degli strumenti che sono gli strumenti filosofici che non c'entrano niente, anche se dovrebbero entrarci purtroppo. Volevi chiedere sì, qualcosa? Siccome io sono diversi anni che frequento centri olistici, pratico tecniche di meditazione antidosso, volevo capire invece qual era la vera spiritualità, se questa non è... Effettivamente sono tutte tecniche che mi hanno risvegliato, che mi hanno centrato, che mi hanno effettivamente cambiato la vita. Invece la vera spiritualità qual è qui? Allora, qui noi ci andiamo piano, nel senso, le tecniche possono essere utili. Il problema delle tecniche è che spesso pretendono di andare bene per tutti e uno arriva quindi a provarne tante fino a quando una non gli sta bene, meglio delle altre. Per quanto riguarda la vera spiritualità, noi l'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo trovato, tra l'altro abbiamo scoperto di aver commentato entrambi la stessa cosa, cioè un passo di Meyrink, che Meyrink scrive nella prefazione al libro del Dio vivente di Baudrillard nel 1919, che aveva già visto e anche lui ravvisava all'inizio di tutto con la Blavatsky. Tra l'altro era il libro preferito da Osho. Aveva già visto
dove stava andando tutto questo. E quindi lui, ora non mi viene in mente se c'è qualcosa, qualcosa in particolare, criticare, ma criticare la degenerazione, guarda, probabilmente può essere più chiaro fare un altro meta discorso in maniera tale che quelle certi fraintendimenti non si creino, ok? Quando ad esempio parliamo del 90% e del 10%, non stiamo dicendo guarda che noi conosciamo più del 10%, stiamo dicendo una cosa molto diversa, e cioè guarda che in realtà l'ignoto è incommensurabile. Tu non puoi sapere quanto c'è da conoscere e quanto non c'è da conoscere, tu puoi solo disporti alla conoscenza. La filosofia non è l'amore per il sapere, Tofilein non è io sono innamorato, no, io sono costantemente tendente, sono innamorato nel senso che vado sempre verso di lei che mi sfugge, lei conoscenza. Questa è la filosofia, è non porre nella propria esistenza delle certezze assolute, perché poi potresti accorgerti ad un certo punto che hai fatto una cavolata. Ma non significa allora non fare il sannyasin, non significa allora non impegnarti in un percorso, significa impegnati in un percorso mantenendo il discernimento, cioè sviluppando un testimone in questo senso, come direbbe lo stesso Osho, che ti può permettere di essere lucido. E, attenzione, è un discorso complesso perché supera, vuole quantomeno superare il la spiritualità fa schifo, la spiritualità è una cosa bella, ma ti vuole dire guarda che quello che conta non è il personaggio o la tecnica, quello che conta è il tuo modo di rapportarti a quelle cose, sviluppando un sano discernimento, riconoscendo che sono teorie e che teoros significa spettatore, essere davanti. Quello che noi possiamo fare di fronte all'immensità dell'universo è semplicemente stare lì ed essere spettatori e riconoscere che ogni tanto sta accadendo qualcosa e dire a me sembra che stia accadendo questa cosa, ok? Non significa allora è tutta una cavolata, significa guarda che tutto potrebbe essere diverso rispetto a come lo vedi e rispetto a come lo immagini tu. E quando parliamo di neuroscienza, nello specifico Sperry, ossia la teoria degli emisferi, non stiamo dicendo Sperry ha ragione, Sperry ha torto. Stiamo dicendo, guarda che Sperry ha fatto un'analisi su dei pazienti che avevano un certo tipo di corpo di rimozione del corpo calloso, non avevano il corpo calloso, e quindi i due emisferi hanno in un collegamento diverso. Poi è arrivato Goeslin nel 2015, pubblicato da Bollati Poringhieri, che ha detto, guarda che non è proprio così la differenza. Che significa? Non è che c'ha ragione Sperry o c'ha ragione Goeslin, significa che il corpus umano è costantemente in itinere, è costantemente in formazione, siamo tutti costantemente alla ricerca di senso, e su questo non possiamo prescindere. Quindi ogni volta che noi parliamo di spiritualità che prende da altre discipline competenze e conoscenze, non solo va fatto cercando di studiare con cognizione di causa senza prendere teorie della fisica quantistica e prendendole per buone se poi noi non siamo in grado di leggere le formule e prendiamo soltanto il fatto che ci sono dei salti quantici e che è tutto questo. Così non andiamo da nessuna parte. Allo stesso modo, se noi parliamo di emisfero destro e sinistro pensando che uno sia una cosa e uno sia l'altra e che noi quindi siamo divisi e che c'è una parte del corpo che è l'altra parte del corpo così, in quel modo, se noi lo assumiamo senza cognizione di causa e senza discernimento, noi stiamo facendo un torto agli studiosi che hanno fatto quella roba lì, ma soprattutto a noi stessi, perché non ci siamo permessi di entrare in profondità e di accogliere dentro di noi delle storie che abbiamo verificato. Non basta, in altre parole, l'aderire ad una visione, non basta entrare in un supermarket come quello spirituale che non è diverso dagli altri, bisogna anche operare un sano discernimento. In questo senso Braden è stato esemplare. Cos'è successo con i rotoli del Mar Morto che sono stati scoperti tra il 46 e il 50? A un certo punto sono emersi questi rotoli del Mar Morto, tra cui c'è il Vangelo di Tommaso. Questo Vangelo di Tommaso è attribuito agli Esseni. Ora, non sappiamo che per certo siano stati gli Esseni a scriverlo, e partiamo da questo presupposto. Pensiamo che siano stati gli Esseni a scriverlo. E Braden ha preso questo Vangelo di Tommaso, ne ha fatto degli estratti e ha detto questi sono i sette specchi Esseni. Da lì tutti hanno cominciato a credere che gli Esseni avessero scritto sette specchi. E hanno scritto dei libri sugli specchi. E hanno scritto dei libri sul libro di Braden dei sette specchi. Ma la cosa angosciante è che non solo Braden ha preso dei pezzi da Tommaso, ma li ha anche interpretati in maniera totalmente sbagliata. Ma sbagliata non perché allora io conosco quella giusta, ma sbagliata perché non c'era aderenza al testo, non aveva preso in considerazione i testi originali, ma aveva preso delle traduzioni, aveva inserito dei concetti che sarebbero emersi successivamente nella storia della coscienza umana, e ne ha fatto un pastrocchio che poi abbiamo preso paro paro e abbiamo deciso di applicare alle nostre esistenze. Questo non significa che i sette specchi non funzionino. Non è questo il punto.
Il punto è operare un discernimento tra ciò che arriva in una maniera e ciò che arriva in un'altra maniera, tra il nostro modo di rapportarci all'ignoto e il nostro modo invece di rapportarci a una finta certezza. Tutto il resto sono chiacchiere. Perché alla fine questa conoscenza spirituale contemporanea si sostituisce, cioè è come se la società occidentale, che vuole che ha la conoscenza su tutto, che ti dice tutto, che ti può dare risposta a tutto, ti vuole dare risposte anche a questo, perché è emerso un bisogno e il bisogno è sincero, cioè il bisogno è sano, solo che è stata data una risposta che, in cui tu non, è tipo di Truman Show, cioè qualsiasi, ovunque ti giri tu hai sempre qualcosa che ti frena e che ti dice vabbè, la risposta è questa, stai buono, e stai buono te lo dici anche tu da solo, nel senso che poi uno non può essere arrabbiato nei confronti del mercato della spiritualità o nei confronti del relatore quando è lui stesso che si prende in giro, perché alla fine la spiritualità è immortale ed è questa l'unica cosa che abbiamo voluto dire nel libro. Tu la fai se la vuoi fare, cioè che cosa preferisci? Andare su un pullman in cui vanno tutti, che costa poco, andare in autostrada e nel frattempo ti vendono le pentole, ti portano in quel posto e poi ti riportano a casa, oppure ti fai la strada da solo, oppure ti apri la strada da solo? È molto più difficile, c'è molta più sofferenza, ci sono molte più difficoltà, ma è la strada tua ed è una strada piena di dubbi, è una strada in cui non ci sono certezze. La spiritualità tradizionale è questo, è una strada solitaria, non è che Hildegard di Bingen avesse i manuali per fare quello che faceva, c'era la sua vocazione, c'erano i suoi talenti e poi c'era una strada che si faceva da sola, cioè lei semplicemente seguiva la strada che si faceva da sola. Il problema è che quando tu alla strada che si fa, anziché imparare davvero ad ascoltare dove devi andare, quindi anziché imparare davvero a sentire, quando tu sostituisci questo con una tecnica che spesso non è tanto diversa da un'app sul cellulare, e allora è lì che ti freghi da solo, e allora lì puoi anche arrabbiarti e puoi anche fare un esposto contro chi ti ha venduto l'applicazione, ma sei tu che te la sei comprata. E a un certo punto la puoi buttare via. Poi se questa cosa, se il fatto di averla usata può essere stata una propedeutica, perché tu avevi davvero qualcosa che ti spingeva a cercare, ma sei caduto come cascano tanti, quindi ti sei comprato l'applicazione pure tu e poi la butti via e cominci ad andare da solo, oppure se rimane una cosa in cui tu ti infossi e rimani tutta la vita a usare l'applicazione, questo viene anche dalla strada personale. Quindi noi nel libro diciamo che questa può essere una propedeutica, ma può essere una propedeutica, per la maggior parte delle persone no, rimane una tomba. La propedeutica cosa vuol dire? È una preparazione. Noi abbiamo detto che idealmente, come se il percorso spirituale fosse un'università, ovviamente non c'entra niente, come se fosse un'università, il corso di propedeutica è il primo corso che tu fai all'università, in cui più o meno ti vengono dette alcune cosette per iniziare a familiarizzare con un nuovo metodo di studio, con un nuovo linguaggio. Il fatto è che la maggior parte delle persone si ferma lì e allora magari dopo un po' di anni diventi relatore, ci sono delle dispense che non sono i testi originali, sono dispense, quindi pezzetti di testi, brani, spiegazioni, commenti arbitrari, e magari delle dispense inizi a scriverle pure tu, cominci a fare ripetizioni e rimani lì, chiuso in quell'ambiente. La spiritualità è uno spazio aperto e adesso è ancora uno spazio aperto, perché quello ti può confondere, perché non hai una bussola, a meno che tu non abbia la tua propria bussola. Non ci può essere nessuno che ti può indicare quel tipo di percorso. Invece nell'aula in cui si insegna la propedeutica sei al sicuro e rimani comunque all'interno del livello ordinario, del modo ordinario di pensare. Quindi non l'hai rotto quel centro formatorio, ce l'hai ancora lì e ti sta bene. Perché comunque quella tua parte che aveva quel bisogno, aveva fame di spiritualità, viene soddisfatta. Poi ti rendi conto, noi di queste cose ne conosciamo tante perché abbiamo conosciuto tante persone in questo mondo, con tutti i ruoli possibili. Ti rendi conto che all'inizio, perché lui dice la spiritualità è una sostanza stupefacente, all'inizio te ne basta poca. Poi ne vuoi sempre di più, perché è sempre più difficile essere soddisfatti di quella cosa, perché tu vorresti un cibo solido e invece ti viene data una spiritualità allo stato gassoso.
una spiritualità che trovi ovunque, perché magari esci di qui e trovi la pubblicità della campagna, della compagnia telefonica che ti dice una frase spirituale, ma in realtà ti sta prendendo in giro, perché quello noi abbiamo chiamato spiritual washing, come c'è il greenwashing nell'ambiente ecologico, quindi la macchina che però c'ha il volante di plastica riciclabile, allora è ecologica, c'è lo spiritual washing, quindi l'azienda che vuole farti vedere di essere spirituale, quindi trovi questo, trovi delle cose, ma è tutto allo stato gassoso, non è realmente un percorso spirituale, può essere un percorso propedeutico. Il problema è quando tutto questo diventa un mercato, cioè il problema è quando quello che tu fai lo fai per avere di più qua, perché il problema è che negli anni 20-30 gli americani hanno fatto questa, cioè hanno attaccato due molecole completamente diverse, cioè da una parte il Vangelo, che al di là di tutto comunque è un testo di una sua importanza, e dall'altra parte le tecniche di marketing, hanno attaccato le due cose, e quindi da quel momento noi siamo portati a pensare che il percorso spirituale sia un percorso che ci fa essere più fichi, ma non c'entra niente. Cioè, lo yoga delle cellule non ti fa essere più figo, ti provoca un dolore inenarrabile, e lo stesso avveniva a tutti i mistici. Forse sarebbe molto più, dato che non tutti possono essere mistici, molto più sincero nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri, riconoscere qual è la propria vocazione, perché potrebbe non essere quella del mistico e va benissimo. L'importante è essere davvero liberi dal modo di pensare occidentale, dal modo di pensare della società di mercato, essere lì davvero se stessi e andare lì a scoprire davvero qual è la propria strada, senza voler essere per forza il master Reiki super figo che riesce a smuovere l'energia, come se tra l'altro avere un certo tipo di capacità significasse davvero essere una persona superiore, perché a volte si possono avere delle capacità a livello meccanico, però quel tipo di capacità non è davvero una tecnica. Cioè non ti da, ci sono tanti relatori terribili in giro che hanno la capacità di manipolarti anche a livello energetico e sono cattive persone. Quindi c'è anche questa identificazione che spesso si fa, che sarebbe meglio distinguere. Cioè, per esempio, tu puoi avere la capacità di uscire fuori dal corpo molto facilmente, ma non è detto che tu sei in grado di gestirla, non è detto che prima di tutto, come dire, non devi andare a capire davvero perché ce l'hai, cosa significa, anche perché quella capacità, anche straordinaria rispetto a tutti gli altri, può crearti dei pericoli clamorosi, perché tu a quel punto ti convinci di essere Dio e non ti rendi più conto. Gurdjieff, per esempio, parlava di doppia cristallizzazione, cioè rischi di essere dissociato, e tante persone in questo ambiente, questa è un'altra dinamica, sono dissociate, quindi da una parte pompano, sviluppano i muscoli a livello straordinario, a livello ordinario sono, Gurdjieff direbbe, delle merde. Sì, a questo proposito una delle idee che abbiamo sviluppato è che sia alla formulazione gurdjieffiana dell'essenza della falsa personalità sia sorta una nuova caratteristica che è la falsa essenza. Allora, l'essenza, tutti voi, se conoscete Gurdjieff, ma in linea di massima potete arrivarci anche così per induzione, l'essenza è quella cosa che tu naturalmente sei e che andrebbe sviluppata. Andrebbe sviluppata grazie alla costruzione di una personalità, cioè una struttura che sia in grado di aiutarti a salire, a crescere, a svilupparti. Bene, secondo Gurdjieff c'è una falsa personalità, cioè noi abbiamo creato una falsa struttura che in realtà non serve a proteggere e potenziare l'essenza, ma serve a coprire e mascherare l'essenza. Faceva fare tanti esercizi in cui si vedeva che, togliendo la falsa personalità alle persone, sotto c'era un bambino capriccioso e molto triste. Ora, con la spiritualità contemporanea è nata una tendenza a costruire delle false essenze, cioè ad un certo punto, dopo 20-30 anni di lavoro, tantissime persone si sono convinte di avere distrutto la loro falsa personalità e di aver raggiunto la loro essenza. In realtà in quel modo hanno costruito qualcos'altro, una struttura psichica ulteriore che non è nell'essenza, nella falsa personalità, ma è una falsa essenza. Sono convinti di saper gestire questa roba loro interiore, di avercela di fronte, ma in realtà non ce l'hanno. Per fare riferimento alla cosa che diceva prima la ragazza della PNL, ossia di Bandler e Grinder, che sono stati due grandissimi in questo senso, a scoprire, a studiare cos'è realmente il carisma, cos'è realmente il rapporto umano, cos'è che poi è diventato? Anche questo è interessantissimo, cos'è diventato? Nel libro ne parliamo. È diventato un, allora, io devo diventare figo, devo vendere, cosa faccio? Copio gli altri. E questa dinamica noi l'abbiamo applicata para para nella spiritualità, ossia qual è il meccanismo funzionale?
Qual è la struttura che mi può permettere di accedere al terzo livello di coscienza? In che modo io posso, copiando il carisma altrui, convincere qualcun altro, sviluppare poteri psichici, meditare più profondamente? Questo è pericolosissimo. Questo è veramente pericolosissimo. E nel public speaking si vede benissimo. Se avete fatto dei corsi public speaking, magari sfigati, o magari elevatissimi, perché quelli più complicati, meglio, alcuni di quelli più complessi, ti insegnano a vedere nel pubblico una manica di maialini, o delle persone, che ne so, un po' sceme, o delle persone che magari stanno lì e sono vostra madre, vostra nonna, cioè a modificare il reale in funzione del vostro successo, abbassando di qualità ciò che c'è. Oppure convincendovi di essere Anthony Robbins, o convincendovi di essere il più grande relatore del mondo. In quel modo, cos'è che accade sempre? Che voi non state lì. E che quel fantomatico qui e ora non è realmente compreso nella sua essenza, ma diventa l'ic nunc romano, che è semplicemente un invito a produrre di più in ogni momento. Il qui e ora è questo, così come lo interpretiamo noi. È un sì, sempre presente, adesso, mi raccomando, non sprecare niente. Mi raccomando, fattura tutto. È questo, fammi la fattura per favore, su tutto. Non lasciare che niente esca fuori dalla produttività. E questo è pericolosissimo. E la PNL e tantissime di queste altre strutture e gran parte della spiritualità funziona in questa maniera. Ma non significa che allora la spiritualità è sbagliata, non significa che allora noi sappiamo cosa è giusto. Noi sappiamo che l'unica cosa che abbiamo imparato in questi anni da editori di Jodorowsky, abbiamo pubblicato Battiato, abbiamo pubblicato Sibaldi, siamo a pubblicare Gurdjieff, eccetera, eccetera, bene, e da organizzatori di eventi di Sibaldi, Jodorowsky e tutti quanti questi altri, in questi anni cos'è? Abbiamo pubblicato anche me, però. Abbiamo pubblicato anche Carlo. Cos'è che abbiamo imparato? Abbiamo imparato che l'unica cosa che possiamo comunicare alle persone è ricordati dell'ignoto, il resto. Io non lo so. Il resto, io non mi sento di poter insegnare altro. Anche il modo in cui ricordartelo. Sì. Io non posso dirti, guarda, tu te lo devi ricordare così, tu te lo devi ricordare così. Lì, è ovvio che con l'ignoto stiamo dicendo un sacco di roba, stiamo dicendo essere per la morte, stiamo dicendo il so di non sapere socratico. Cioè, il so di non sapere, quando Socrate dice so di non sapere, non è che sta dicendo, io scusate, sono scemo, ma stengo dalla lotta. No. Sta dicendo, io ho una conoscenza personale di essere di fronte all'immensità dello scibile, niente. Eppure, questa conoscenza di sapere di non essere sapiente mi permette di essere più sapiente di tutta Atene, di tutta la Grecia. Perché? Perché mi pongo costantemente in anelito e non penso mai di sapere qualcosa. E smonto tutti quelli che vengono lì e mi dicono, guarda, è così. E Socrate, i sofisti li chiamava pornoi, prostitute. Perché andavano in giro a vendere una conoscenza che non possedevano. Se ce l'avessero, l'autore dice, ma se ce l'aveste, ma bam, date tu. Lui dice, non c'è abbastanza denaro che potrebbe ripagare un uomo che vi dà la sua conoscenza. Ma voi non ce l'avete la conoscenza, di che stiamo parlando? Ci sono domande. Non fate, cioè, tanto poi se parte il primo, partono tutti. A me sembra interessante quello che diceva prima dell'essenza e del carisma degli altri. Io quello che vedo è che le persone stanno perdendo tanto la loro essenza anche per paura di non essere accettati. Sì. Quindi faccio finta di essere come tutti per non essere vista come diversa. Sì, sì, sono sì. Sono tanti. E guarda, c'è stato un cantante italiano che sta a X Factor, che si chiama Manuel Agnelli, era il cantante degli After Hours, che ha fatto un intervento. A un certo punto sono apparsi dei tipi con delle maschere durante questo show e hanno fatto una cosa particolare. E lui gli ha detto, guardate, voi siete quelli che a me danno più fastidio perché voi siete il conformismo dell'anticonformismo. Ossia, oggi siamo una società individualizzata in cui sono tutti personaggi, ma sono tutti personaggi uguali, che aderiscono allo stesso schema. La grande furbata della società occidentale per controllare un meccanismo che apparentemente era incontrollabile, in questo gli va dato atto, abbiamo nel lato diabolico dell'umanità un maestro costante, è stata quella di creare una struttura all'interno della quale noi potessimo sentirci liberi pur essendo costretti come non mai, perché è una libertà tra, non è una libertà di, è una libertà del consumatore che può scegliere tra i vari prodotti sul supermercato e quindi dice, ah, io scelgo il biologico dal supermercato. Cos'è che fa la Lidl? La Lidl ti dice, non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Cioè, non metterti a cercare il negozietto sfigato,
non metterti a fare attenzione a quello che compri, non guardare le etichette, vieni da me, io c'ho il reparto biologico e continui a nutrirti delle stesse schifezze di prima, solo che sono verdi fuori. In questo, per esempio, anche il tipo di pubblicazioni che vengono fuori, il tipo di conferenze che vengono proposte sono tutte più o meno uguali. Cioè, io mi ricordo questa cosa, la sentì dire a Carlo diversi anni fa, che c'era un errore, non mi ricordo in cosa, cioè un errore in un libro tipo di 30 anni fa, che poi lui aveva ritrovato in tanti altri libri. Cioè, una persona aveva sbagliato a riportare forse una frase e tantissime altre avevano, non erano andate a leggere davvero quel testo, avevano preso quella citazione, avevano copiato quella cosa. E questo succede moltissimo. Io questa esperienza l'ho avuto appunto da editor, cioè andando a lavorare su tanti di questi libri, ma questo è evidente. Se davvero uno andasse a cercare le fonti, per esempio, è ovvio che sarebbe molto più complesso, molto meno semplice, però sì, sarebbe tutta un'altra cosa, anche perché lì potresti davvero capire cosa va bene per te, cosa ti ricorda qualcosa. Allo stesso modo andare a fare una ricerca, questo succede anche a livello proprio sociologico con le tecniche olistiche, con le tecniche di gruppo, cioè che tu vieni portato a comportarti come si comportano gli altri, sennò sei strano. Per esempio ci sono pochi esercizi in cui si parla di un movimento spontaneo del corpo. Io ho fatto con un altro libro che ho scritto un anno fa, ho fatto una, diciamo, qualcosa che ha a che fare con le costellazioni, nel senso che più o meno si rifà, come dire, attiva lo stesso tipo di campo. E una cosa che facevo al termine di questi lavori, che erano lavori sul femminile, anche lì ci sarebbe tantissimo da dire, comunque al termine di questo facevo fare il movimento spontaneo del corpo e lì si bloccavano tutti. Cioè? Nel senso che come quello che ti dicevo, cioè il seguire la strada che si apre da sola, il movimento spontaneo del corpo è seguire il movimento spontaneo, cioè tu non fai niente e segui quello che il corpo fa da solo. Se tu mi dici cosa devo fare, io lo faccio. Se tu mi dici come devo meditare, se tu mi dici cosa devo leggere, cosa devo pensare, come mi devo muovere, io faccio tutto. Se tu mi dici ascolta il tuo corpo e come il tuo corpo si muove da solo senza muoverlo tu, che poi era non era quello che faceva Gurdjieff, però più o meno anche lì la cultura, che poi è stato preso anche da Osho, anche lì non ci sarebbe tanto da dire, comunque chiamiamo movimento spontaneo del corpo. Quando tu sei davvero libero, se davvero hai uno spazio aperto, se davvero puoi, la tua libertà non è solo la libertà di comprare questo o quest'altro, ma la libertà di creare qualcosa, lì casca l'asino. Cioè lì davvero è difficile, cioè lì ti rendi conto che non hai qualcosa che sa dove andare. Però è quello che si deve fare, cioè nel senso, devi essere tu, e solo tu puoi discernere. Se ti affidi a qualcun altro, se deleghi, alla fine è normale che cascherai in una trappola. Sei limitato, sei limitato sempre, in tutto. Se accetti quello che ti dicono gli altri, che sia giusto, insomma. Parlate della spiritualità, mi viene molto la parola di mente che ti contiene libertà. Libertà di leggere quello che vuoi, magari anche un testo della Bibbia oppure qualcosa di evangelico, vedete, ragionare su e vedere quello che va bene per te. Mi è piaciuto molto anche l'idea di non giudicare, di smettere di giudicare. Questo è bellissimo. Come poche parole, fai quale fare i tuoi e lascia cadere altri, vivi, lascia vivere. Per esempio, quello c'è, i corsi Baldi ci ha detto che c'è una interpretazione, non mi ricordo di quale evangelo sia, ma quando si dice non giudicate per non essere giudicati, nel cattolicesimo è stato interpretato come non giudicate per non essere giudicati, tipo fai agli altri cose. In realtà quello che secondo lui Gesù dice è: voi non giudicate perché non volete essere giudicati, cioè voi preferite non giudicare perché avete paura di essere giudicati. È una prospettiva completamente diversa, ma penso che tutti quanti ci rendiamo conto che come dire, rappresenta perfettamente l'ipocrisia dell'uomo occidentale, che preferisce non giudicare per non essere giudicato, perché ha una maschera da mantenere. L'idea dei social network, del fatto che tutti siamo dei personaggi, cioè nel senso che tutti sentiamo di avere una vetrina, tutti sentiamo di essere osservati, questo aumenta quest'idea, ma ci può anche essere utile perché la stiamo materializzando, cioè stiamo facendo diventare così evidente una cosa che fino a 10 anni fa
potevamo quasi ancora nascondere, ma adesso è evidente, cioè che uno si faccia i selfie cercando di apparire bello, fare i filtri, che uno faccia quello che facevano le star televisive, è assurdo, ma anche questo punto di vista sociologico sulla realtà, anche se si tratta comunque di un livello di riflessione ordinario, ma è interessante, cioè non ce lo dobbiamo dimenticare perché non è abbastanza spirituale. In realtà ci può far capire davvero quello che siamo, questo se vogliamo essere sinceri con noi stessi, altrimenti diciamo no, ma io non critico, io non dico niente contro perché sono una persona spirituale, e alla fine ti fai fregare da tutti. Quindi ci sono tante persone che hanno avuto dei grossi traumi per questo, dei grossi sensi di colpa, perché si sono affidate delle persone completamente abbandonandosi, quando la cosa importante del percorso spirituale è acquisire l'intelligenza, ma che sia un'intelligenza di un altro tipo, e quindi non affidarsi completamente a qualsiasi cosa, ma rendersi conto quando una coscienza, sia nella realtà, anche una coscienza di sé, che sia nella realtà, cioè io vedo molte persone che approcciano a determinati percorsi, no, come dicevate voi, e sostanzialmente approcciano con l'incoscienza dell'essenza, che però ovviamente è per tutti difficile o impossibile stabilire qual è la tua essenza, o comunque ecco, diciamo è un aspetto che apre un campo enorme, no? Di lavoro tu con te stesso, mentre invece questo spesso vedo che è totalmente, diciamo, passa in un secondo piano, in terzo piano. Quindi con quale coscienza di te o coscienza di sé una persona approccia a qualsiasi percorso, no? Quindi il discernimento di cui parlate, secondo me, questa è una riflessione, potrebbe e dovrebbe essere anche con quale coscienza tu approcci in quel momento, che coscienza hai di te, cioè perché non è facile, anzi secondo me è difficilissimo cercare di capire chi si è, qual è la tua vocazione, qual è la tua frequenza energetica, qual è il tuo essere al mondo, quali sono alcune dinamiche che comunque ti compenetrano da sempre, no? Però non te ne rendi conto, non hai né coscienza dal punto di vista sensoriale né la conoscenza dell'essenza stessa. E quindi io ho visto che anche nelle relazioni sentimentali uno schema patologico, è una parola brutta, non mi piace, perché poi se no tracciamo questo confine che poi alimenta la dualità, che secondo me è quella, sì, è diciamo un po' eccessiva. Però diciamo ci sono degli approcci e quindi che sono approcci alle relazioni, ma sono gli approcci di te stesso al mondo quotidiano, ogni singola azione, che poi vengono riverberati anche in queste diciamo iniziazioni o comunque questi inizi di percorsi spirituali o pseudo spirituali. E quindi quello schema di azione che tu diciamo inconsciamente, nel senso che non ne hai coscienza, ti fa star male spesso, ok? Tu lo ripresenti in modo diciamo costante, e è proprio quello schema, quell'agire che si basa su cose. Quindi io, rispetto a tutto questo che dite, diciamo non era semplice all'inizio focalizzare un attimo dove volete andare, però adesso nella presentazione è molto chiaro, almeno per me. Quindi io penso adesso, così poi vi ripasso subito la parola, però il dato che io ho evidenziato su me stesso, ma soprattutto diciamo con chi mi circonda in alcune situazioni, è la difficoltà che c'è nell'uomo diciamo moderno occidentale di andare dentro se stesso, e quindi avventurarsi anche negli emisferi degli oblii dei tuoi emisferi, che sono per mille motivi rilegati in un dimenticatoio o in una dimensione di sconosciuto, ok? E quindi diciamo questa incapacità di stare dentro se stessi è diventata un errore, dove la focalizzazione a volte narcisistica del selfie o di altri eventi che focalizzano sull'ego, ma è un ego effimero, no? E quindi dando l'illusione di stare centrato su te stesso, in realtà poi è soltanto un'esteriorità che non fa che alimentare anche questa difficoltà di conoscere la tua essenza, no? E quindi io vedo persone che a volte approcciano a qualsiasi tipo di spiritualità, giusta o sbagliata a me non interessa, però quel percorso con una totale sostanziale incoscienza di sé,
E quindi io penso che per approcciare a qualsiasi tipo di spiritualità tu debba per forza aver fatto un lavoro su te stesso, con un'estrema onestà intellettuale, che non significa giudizio, senso di colpa, o diciamo, ma significa soltanto cercare anche, ecco, in un movimento spirituale libero, come era il libero, una danza al corpo libero. Ecco, questo c'è. Mentre invece sembra una società molto compulsiva, dove tu devi controllare tutto, dove tu c'hai il telefono, che l'app ti dice le previsioni meteo, oppure una dimensione, ecco, che poi diventa un'altra gabbia, diventano altri espedienti che ti portano sostanzialmente ad avere l'illusione, non dico di essere Dio, ma comunque, no? Di aver fatto dei passi evolutivi. In realtà, come dicevi tu, stai incastrato sempre in una loggia che probabilmente è l'evoluzione, è il perfezionamento che il potere in senso ampio fa di se stesso, su se stesso, negli altri, no? È chiaro, perché chi gestisce alcune cose può operare su quella dimensione, e quindi alla fine ci caschi. Però l'ultima cosa, un flash proprio. Quando la signora diceva alcune cose, quindi la domanda che faccio io, quindi sostanzialmente faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma lo faccio a me stesso, quindi sostanzialmente come fa una persona a poter avere una coscienza di sé importante per poter iniziare un percorso spirituale, o quale potrebbe essere, diciamo, l'approccio, ecco un po'. Ok, allora guarda, per risponderti, abbiamo pochissimo tempo, forse un minuto o due, sì. Faccio un pezzo io, poi finire a lei. Hoffman, il padre dell'LSD, certo. Ad un certo punto, in un carteggio con Junger, che è stato un grandissimo del Novecento, si ritrova a dire, ma noi quanto stiamo rischiando di mettere a repentaglio la parte più preziosa di noi stessi? Cioè, quanto con l'utilizzo di sostanze psicotrope noi stiamo mettendo a rischio il nostro sé? Cos'è che succede con le sostanze psicotrope? Succede che, lo racconta bene Castaneda negli insegnamenti di Don Juan, ma soprattutto nei libri successivi, succede che tu deleghi a qualcos'altro la distruzione del tuo apparato formatorio. E dici, senti, io sono occidentale, sono stupido e non capisco, per favore, spacchi tutto tu per me, in maniera tale che poi io possa cavarmela da solo? Questo è quello che Castaneda dice che Don Juan gli ha riferito, no? E noi prendiamolo per buono in questo momento. Cioè, tu prendi la sostanza psicotropa, ti porta da un'altra parte, arrivi dall'altra parte, e poi dopo ritorni indietro. Cos'è che accade di solito? Accade che tu continui ad usare la sostanza psicotropa, e continui, così come certo, sostanza psicotropa, spiritualità, certo, a usare il veicolo, certo, di qualcun altro, la tratta di qualcun altro, perché poi il percorso che fa è il percorso dell'ayahuasca, il percorso del peyote, il percorso... Tra l'altro è una cosa che non c'entra con la nostra cultura. Sì, ma qui entriamo in un altro macro discorso, perché poi è tutto concatenato, no? Okay. È tutto uno. Accedi a quello stato lì, però tu non apprendi realmente, ti dimentichi di apprendere le modalità del percorso. Cioè, ti dimentichi com'è che si fa ad arrivare di là, perché pensi che al di là si arriva prendendo qualcosa. Che sia la tecnica o che sia la sostanza non fa differenza. Sì, che lo scopo sia arrivare di là. E che lo scopo è di là. Lo scopo non è di là. Perfetto. Ok, quindi alla domanda, ma quindi come si fa? Ma quindi che si fa? Io ti posso dire soltanto, poi magari prosegue lei, che la spiritualità non è un percorso per tutti. C'è questa grossa credenza contemporanea, che è probabilmente il più pericoloso tassello della spiritualità contemporanea, che un certo tipo di percorso, un certo tipo di obiettivi siano per tutti. Ma come diceva lei, non tutti devono essere mistici, non tutti devono avere la voglia di sviluppare qualcosa che è dentro di loro. È molto pericoloso questo tassello, però va preso in considerazione. Non tutti arrivano allo stesso punto, non tutti hanno lo stesso desiderio. Lo leggevo in Spensky l'altra volta. Ognuno ha il suo percorso. Ma non significa che io sono più figo, tu sei più scarso. No, ma certo, voglio. Significa che ognuno prima di tutto deve capire cosa sta qui a fare. Certo. Qual è il proprio scopo e la propria vocazione. In Lo sviluppo interiore dell'uomo, Spensky sulla psicologia di Gurdjieff, lui dice, guarda, un uomo per evolversi deve fare una cosa principalmente. Dopo ci sarà lo sforzo, dopo ci sarà l'aiuto. Prima di tutto lo deve desiderare. E guarda che la maggior parte delle persone non gliene frega niente. E lo diceva Mehring nel 1919 anche.
quindi più o meno nello stesso periodo. Cioè che alla fine le persone frequentano questi corsi così come frequentano il corso di tango, siccome vanno a giocare a burrato. Il problema è questo, è quando diventa oggetto di consumo e quando diventa un intrattenimento, quando non è intrattenimento. A noi non è come scopo, per chiudere, a noi non è che interessa dire a tutti guardate che se volete fare il corso di tango, andate a tango, non fate la spiritualità. Interessa dire a quelli che fanno la spiritualità come fosse tango, ma pur avendo, ma hanno le possibilità per fare un'altra cosa. Oh, guardate che quindi fatta così è tanto. Tra l'altro. C'è molto di più e fatelo. Non siamo noi quelli che vi daranno molto di più, siamo noi quelli che vi dicono guarda che c'è molto di più. Ora, per chiudere, così stiamo nei tempi che ci hanno dato la libreria Feltrinelli, a loro volta devono chiudere. Tenete presente, sono state dette parole chiave importanti, anche grazie ai vostri interventi: conoscenza, coscienza, discernimento, libertà, responsabilità, intenzione. Ecco, io direi queste parole, questi termini, soprattutto il termine libertà e quindi responsabilità e quindi coscienza, sono quelli che secondo me risuonano sulla spiritualità vera di cui chiedeva prima Fulvio. Adesso sicuramente mi prefiggo di invitare ancora Maura e Andrea e di proseguire sul discorso. Intanto leggete il libro, così avrete la possibilità di approfondire i temi che sono stati oggi toccati, e poi tenete presente che ogni primo giovedì del mese all'Associazione Culturale La Pagina, alle ore 21, all'ingresso libero e gratuito, ci si incontra per andare avanti su questi temi. Sono incontri a tema libero, a domande libere, quindi dialogo, confronto, scambio. Sono serate che conduco io insieme anche di volta in volta a altri ospiti, proprio per proseguire. E quindi proseguiamo da qua. Libertà, responsabilità, coscienza, spiritualità autentica o spiritualità e basta, perché poi la spiritualità non può che essere autentica, tutto il resto è non spiritualità, quindi non si può neanche dire c'è una spiritualità autentica e una spiritualità inautentica. Spiritualità inautentica è un'antinomia, è una contraddizione in termini, come dire cristiano cattolico, è una contraddizione in termini. Quindi vi rimando al primo giovedì di ogni mese all'Associazione Culturale La Pagina in via De Filis 7, in fondo al Corso Vecchio, e comunque organizzeremo altri eventi, altri momenti di riflessione e poi, perché no, anche di esperienza insieme, perché poi possiamo anche entrare nel merito di quello che può essere un lavoro su di sé e cose di questo tipo. Quindi io ringrazio Andrea e Maura per essere venuti qua, per averci dedicato il loro tempo, per aver scritto questo libro e i libri a seguire. Ringrazio voi per il vostro tempo e ci vediamo. Arrivederci a tutti, grazie, buona serata.